Buonasera. L'Accademia, come forse saprete, aveva cominciato già negli anni passati una serie di chiacchierate, se mi passate il termine più informale, del solito su figure femminili. Si è dedicata a anni a noi molto recenti. Poi con Serena Funghi invece si è pensato che forse valeva la pena vederlo nella lunga durata, così, cominciando quest'anno con quelle delle antichità. Se avete visto il programma, alcuni nomi, tipo quello di cui mi occupo io oggi, sono di figure abbastanza note, quasi proverbiali, così. In altri casi nomi, penso per esempio sul côté archeologico, così per esempio la professoressa Micheli parlerà di Iaia di Chizzico, che credo sia una di quelle cose, come dico io ai miei studenti, se vi capita sulle parole crociate la settimana enigmistica, se non fate quell'altra non riuscite a... Pittrice di Chizzico, ecco, credo che... Così, per cui in alcuni casi, anzi io sono curioso anche di sentirle perché sono delle... Io per ragioni anche di interessi miei e volendo partire così, ho preso una figura su cui forse cose di molto originali non dirò, così, però una figura di quelle importanti anche per noi moderni, perché ci consente di ricostruire un paio di tasselli del vasto mosaico dell'antichità, in particolare quella dell'Italia preromana, in maniera abbastanza puntuale, in relazione proprio al problema della regalità. Tanaquil, nota anche col nome di Tanaquilla, alla latina, è un personaggio che in realtà ha inciso profondamente nella storia. E vorrei ripercorrere con voi un paio di episodi di questa figura, così, tra l'altro cominciando da una cosa che, come al solito, quando uno è uno scuficchione, come direbbero a Napoli, uno non si aspetterebbe. Perché nella Siena dei primi del Cinquecento, e vedete che poi a Siena ho una grande cosa, c'è questo pittore che è Domenico Beccafumi, che dipinge una tavola, adesso è una tela che riporta la pellicola pittorica di una tavola, questa figura femminile dall'aria un po' esangue, ma è un'opera ancora abbastanza giovanile di Beccafumi, questo spiega anche le caratteristiche stilistiche di una donna vestita all'antica. Tra l'altro sarebbe interessante vedere anche i colori che usa, perché non sono casuali. Ha una veste verde che ha un significato ben preciso. Pensate che il verde, la dottoressa Paolo Cestrozzi non me ne vorrà così, ma è il colore per esempio con cui normalmente viene fatto il manto di Sant'Anna. Quindi ha una connotazione precisa con un significato anche legato alla figura di Sant'Anna. E che non c'è dubbio l'identificazione, perché ha questa specie di tabella di lato, poi la vedremo, con una lunga iscrizione che dice «Io sono Tanaquilla». Quindi così. La tavola non era isolata, sappiamo anche quando l'ha fatta, nel 1519, faceva parte di una serie di figure emblematiche femminili dipinte per
un personaggio abbastanza importante di Siena, che è Francesco Petrucci, nipote di un cardinale, ma appartenente alla famiglia dei Petrucci, che tra metà 400 e i primi del 500 reggono in qualche modo Siena. E aveva dipinto per il Petrucci un'intera camera. Delle eroine, degli exempla virtutis femminili, sono sicuramente dello stesso ciclo anche le altre due, perché la Tanaquilla e la Marzia, che è la terza figura, quella con la veste rosa, sono alla National Gallery, e poi quella al centro è Cornelia. In genere questi cicli di exempla sono modulati sul numero 6. Curiosamente a Siena in quest'anno, poi ne vedremo un altro ciclo fatto prima, sempre da Beccafumi, quello che noi conosciamo sono 3. Anche su questo si potrebbe discutere perché 3, così. Oppure pensare che in realtà di questo ciclo se ne siano per ora ritrovate solo 3. Guardate, l'accostamento delle 3 tavole è avvenuto solo abbastanza di recente, una conquista degli anni 80 da Fiorella Scricchi a Santoro, che le ha rimesse insieme, ma non aveva fatto, e vanno viste nell'insieme dell'intera decorazione, che prevedeva questa figura di Venere a capo del letto, sicuramente alle pareti 2 quadri, questi si trovano a Casa Martelli qui a Firenze, con i Lupercali, e sull'altro lato una scena di culto di Vesta, Vesta che è la divinità protettrice della casa sostanzialmente, mentre i Lupercali fanno riferimento alle virtù maschili, perché molto probabilmente era la camera. Di questo Francesco Petrucci la data è certa perché ci sono i documenti della supplica che il Beccafumi nel 1527, dopo la cacciata dei Petrucci da Siena ed è il momento in cui anche la camera viene smontata, smembrata e i pezzi venduti, chiede al magistrato di Siena di farsi parte diligente perché Beccafumi paghi il lavoro di 8 anni prima che non gli ha pagato, cioè che il Petrucci paghi a Beccafumi il lavoro che non gli ha pagato. Ma tra l'altro, secondo qualcuno, delle perdute, se mai ci sono state, tavole con le eroine, dovrebbe far parte anche questa figura che in genere è stata identificata con Penelope, per cui altro esempio virtutis legato alla fedeltà coniugale ed altro, e che recentemente invece, devo dire, una collega storica dell'arte, iconologa senese, vorrebbe che fosse invece Atena, anche se però da un punto di vista iconografico niente indica che sia Atena, non solo, ma difficilmente faceva parte della serie, perché ha tutt'altro impianto, anche tutt'altra resa stilistica, peraltro è un'opera che sembra molto più tarda, e non fa serie perché per esempio gli manca la tabella con il nome, che invece costantemente nelle altre 3 c'è, cioè questa sta al seminario di Venezia, finita senza saperne molto di più. Tra l'altro sarebbe interessante, ma così, andare a vedere perché il Petrucci si fa fare una camera con queste figure, che siano figure femminili si capisce perché viene scelto questo, a
imitazione degli exempla virtutis maschili che in genere stanno negli studioli, tra l'altro dove si comincia con Alessandro, Scipione, Cesare e si prosegue con una serie di figure emblematiche. In questo caso sono tutte mogli virtuose per una cosa o per un'altra. Marzia lo è per il prototipo della donna, ovviamente oggi non sarebbe politicamente corretto, sottomessa, che non aggrilli per la testa. Del resto Cornelia è ancora proverbiale, è quella dei due, dei suoi tesori, di cosa. E c'è da chiedersi perché Tanaquil, chi è questa donna? Non solo, ma è un personaggio che in realtà non è così immediata la sua identificazione. Perché, per esempio, in un altro caso, questo, altre figure femminili previste in serie, di questo non sappiamo nulla se non che sono state acquistate dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena negli anni 70, quindi originariamente misure tecniche, stile, forma del supporto, così indicano che potevano stare insieme. Queste sono più, anche queste fanno riferimento a un'altra sfera, pur essendo anche queste eroine antiche. Giuditta non mi ricordo il nome, è questa che beve le ceneri del marito per identificare, non, voto di memoria, e la terza è Cleopatra, che è sentita come anche lei simbolo di fedeltà fino alla morte ad Antonio. Queste sono 13 anni prima delle altre, quindi doveva essere una cosa abbastanza ricorrente. La scelta dei Petrucci è una scelta molto forte, molto in senso romano, e infatti ognuna delle tre figure, dicevo, ha questo cartiglio dove dice chi è e perché c'è. Di Tanaquil, anzi Tanaquilla alla latina, viene detto perché ha fatto due re, cioè la scelta di Tanaquilla, peraltro con il nome Tanaquilla, e poi vedremo perché, non è casuale, è la scelta di segno più forte che fa il Petrucci, perché ovviamente Cornelia indica la discendenza, Marzia la buona famiglia, serena, la donna senza, non è la bisbetica domata, insomma, Marzia. Tanaquil, perché ha fatto due re. Non ci dimentichiamo che questo Francesco Petrucci, quando lo zio cardinale si trasferisce a Roma, riceve in pectore il compito di reggere Siena. Cioè, e ci sono aspirazioni quasi più che tiranniche, e tutto questo viene dopo che, per esempio, il Signorelli, mi pare, decora ad affresco una delle sale del palazzo Petrucci con soggetti di storia romana, anche un po' peregrini peraltro, che è una cosa molto forte. Tra l'altro Tanaquilla ha un suo retroterra di ripresa, a cominciare da Boccaccio, che quell'opera sulle donne illustri dedica un intero paragrafo, subito dopo H. Larenzia e prima di Saffo, a questa figura che lui non chiama Tanaquilla, ma la chiama con il nome che secondo la tradizione avrebbe preso a Roma,
che è Gaia Cecilia, la quale è diventata famosa perché Gaia Cecilia viene e spiega anche perché in un quadro di un programma di matrimoniale, cioè Zanaquilla, perché una serie di fonti dicono che questa Gaia Cecilia, che è la moglie di Tarquinio, per cui quella che sappiamo si chiama Tanaquil, perché anche Tarquinio Prisco è il nome che prende Lucumo quando arriva a Roma, cioè cambia il suo nome etrusco in un nome latino, e così ha fatto la moglie, ma sarebbe all'origine del noto detto delle nuptie romane: dove sei tu Gaio, sono io Gaia, perché sarebbe stata la frase che Tanaquilla, Gaia, Cecilia avrebbe pronunciato. Quindi cioè il simbolo del matrimonio per eccellenza, il matrimonio romano. Ma la tabella dice un'altra cosa, però. Dice perché ha fatto due re, che è un aspetto che per esempio nel testo di Boccaccio non compare. Anzi, Boccaccio è molto... il testo è piuttosto breve, ma dice: si dice che sia un'etrusca che ha cambiato nome, ma non ho trovato traccia. Cioè, c'è tutta una serie di cose. Non solo, ma a Siena, tra l'altro, circola, forse dalla metà del 300, una leggenda su uno dei monumenti che si fondano, tutto questo si fonda sulla conoscenza di un passo di Plinio. Inizialmente avevo cominciato a farvi questo giochino con il testo originale, una traduzione un po' libera ma che chiariva la cosa. Questo testo di Plinio dove si spiega questo fatto di Gaia Cecilia. E Plinio dice, se vedete, nel Tempio di Sanco esisteva ancora la lana dell'arcolaio e il fuso di Tanaquil, la stessa che fu chiamata Gaia Cecilia. E nel Tempio di Fortuna una toga regia ondulata, fatta da lei, di cui aveva fatto uso Servio Tullio. Da qui l'usanza che un arcolaio e un fuso con lo stame accompagnasse le vergini nubende. Ovviamente sono così, Plinio riporta, prende la notizia da Varrone, lo dichiara apertamente, ed è una caratteristica questa, cioè Gaia Cecilia uguale Tanaquil, collegata con l'attività di tessere e filare, e addirittura sarebbe quella che ha creato alcune tipologie di abito ben precise con significati molto particolari, cosa che conferma anche Festo, che alla parola predia dice che con predia si intendono dei talismani. La traduzione di predia, ovviamente, qui c'è il professor Rosati, io mi sento di nuovo sotto esame, peraltro, così, è una cosa, sono qualcosa, talismano era la parola che mi sembrava rendesse meglio, che vengono prese da malati che vanno nel Tempio di Sanco a prendere, a toccare questi amuleti che la stessa Gaia Cecilia avrebbe messo all'interno della cintura della statua che la rappresenta, proprio come talismani.
al di là di tutte queste cose che sono probabilmente i passi conosciuti a Siena, lo stesso Plutarco dà delle informazioni su questa statua che, stando al passo di Festo, dobbiamo immaginare realizzata in vita di Tanaquil, fatto non particolarmente ovvio, cioè non è una statua onoraria post mortem, ma addirittura è una statua molto arcaica, essendo la moglie di Tarquinio Prisco. La biografia di questa donna si colloca al passaggio tra VII e VI secolo avanti Cristo, quindi c'è una data molto alta. E Plutarco ricorda che nel Tempio di Sanco si conservavano ancora i sandali e il fuso, e qui Plutarco è molto puntuale, dice i sandali come simbolo del suo attaccamento alla casa, il fuso della sua attività. Quindi in qualche modo si sottolinea che Tanaquil, non solo perché è la moglie di Tarquinio Prisco, ma è la regina della casa, con attività come quella del filare, che sono attività tipicamente femminili. Non solo i sandali, che a noi ci paiono un tipo di calzatura abbastanza banale, in realtà hanno un significato preciso. Noi lo sappiamo per la Grecia, dove le partenoi, cioè le ragazze, portano come calzature degli scarponcelli, tipo delle polacchine, tanto per intendersi, alti, chiusi. Le donne sposate portano i sandali, con un chiaro passaggio, cioè tutta una serie di significati tra la scarpa chiusa e la scarpa, la calzatura libera, ma che è collegata anche a una pratica erotica tipica dei greci, che è questo gioco che viene fatto di sculacciare durante l'atto sessuale con un sandalo l'oggetto del desiderio del maschio. Quindi legata anche alla sfera di Afrodite, non a caso le statue di Afrodite hanno tutti i sandali in genere come calzature. In Etruria la situazione è diversa. A Roma sembrerebbe la stessa cosa, ma è diversa perché in realtà le nubende, cioè quelle non ancora sposate, vanno scalze, e tra i simboli, tra gli oggetti che connotano la sposa, c'è quello delle scarpe. E sono delle scarpe chiuse, non dei sandali. Però un'idea di come doveva essere questa statua ce la possiamo fare, perché per caso una delle grandi statue di bronzo etrusche, tra le rarissime che si conoscono, sono tre, è stata trovata a Vulci nel 1834, sta a Monaco di Baviera, ed è la statua di una filatrice. Ma non c'è solo questa, che è una cosa su cui lascia da discutere, perché per esempio, come secondo la stessa tipologia, è come filatrice con in mano il fuso, così c'è anche questa Atena che sta qui al Museo Archeologico, fatta su un modello ateniese di inizio IV secolo, ma è un'Atena un po' particolare perché ha l'egida ma non ha il Gorgoneion, quindi cioè non ha così, perché... Oppure l'altra, è stato anche fatto per far capire il gesto, è di nuovo una filatrice, è uno splendido bronzetto che sta al British, grande una trentina di centimetri, quindi non è un oggetto molto piccolo. È interessante vedere che bene o male
la tradizione caratterizza Gaia Cecilia uguale Tanaquil con i segni della regalità più arcaica. Guardate, quella in alto è una delle lastre del palazzo di Murlo, quella con la scena di matrimonio, la sposa che va alla casa del marito con i due giovani che segnano la continuità della stirpe, che aprono la processione, lei su carro con un parasole, che è strumento principesco per eccellenza, eh? Noi siamo abituati in genere a vederlo nelle regie di Aide più o meno scalcagnate, in cui la messa passa e dietro c'è quello che gli regge, tipo l'ombrello, eh? Così, ma è un simbolo di regalità di origine orientale, eh? E dietro di lei le due ancelle che portano quello che è il corredo. Tanto per ricordarvi qualcosa di più ovvio, avete presente il primo atto di Butterfly, quando arriva con tutta la processione delle ancelle e comincia a sciorinare a Pinkerton le sue cose che ha portato, cioè quelli che sono i lari di casa, il dono al padre, così, sono la scatola dei trucchi, una serie di cose. E cosa portavano? Anche qui arriva un ventaglio, anche questo simbolo di regalità equivalente a uno scettro, anche, che noi conosciamo con una serie di esemplari, guarda caso, solo in tombe iperprincipesche. Poi questa grande capsa portata sulla testa, dove ci sono le divinità della famiglia di provenienza, e insieme, ovviamente non sappiamo cosa ci avevano messo lì dentro, ma così, diciamo, la trousse per la cosmesi. Ma la cosa interessante è l'ancella dietro, la seconda, che ha il ventaglio e non, come credono gli americani, un tavolino rovesciato, ma un arcolaio, connotando proprio la domina come filatrice. E la stessa cosa la si vede bene in questo oggetto, che è diventato famosissimo dagli anni post 68 in poi come illustrazione della condizione della donna, ma torno a ripetere, non della donna, della domina, cioè dell'aristocratica, della principessa. È questo tintinnabulo di questa tomba di Bologna, che è una paletta rituale su cui l'uso, non sappiamo bene quale fosse, dove, vi ho messo il disegno, è un oggetto di pertinenza per lo più femminile e sono raffigurate delle donne intente a filare e a tessere. Per cui tutto quello che viene messo in opera attorno alla statua di Gaia Cecilia nel tempio di Sanco, che era un tempio che stava presso il Gianicolo, è una divinità molto particolare questo Sanco, Sanco anche il Dio giusto, così, ma è una divinità umbra. Così sottolinea il ruolo di Tanaquilla, chiamiamola col nome più semplice, come una principessa con le sue funzioni di donna sposata e di filatrice. E a Siena tutto questo sembra avere, molto più che in altre parti d'Italia, in età moderna, un riverbero notevole, perché una tradizione che risale alla seconda metà del Trecento connette, c'è un poeta il cui nome ve lo dico subito perché non me lo ricordo, Giovanni Marrasio,
che vive tutto nella prima metà del 400, che in questo suo poemetto dedicato alla Fonte Gaia, un monumento civico straordinario che ai primi del 400 sostituisce una fonte preesistente, che la Repubblica di Siena fa fare a Jacopo della Quercia, cioè siamo così con questo ciclo come la si vede ora, quella che è in piazza è una copia, ha questa serie di virtù, ma il nome di Fonte Gaia c'è anche nel 300, perché c'è un documento che ricorda che nel 1356, se non ricordo male, a Siena viene trovata una statua antica che viene presa e messa sulla Fonte Gaia, che non è quella che vediamo ora, era quella prima, e che, tra l'altro questa statua, per inciso, alcune fonti dicono che sia una Diana, in realtà è sicuramente una Venere, sul tipo della Venere Medici, tanto che appena 20 anni dopo il Comune di Siena decide di toglierla perché non è decoroso avere una divinità pagana, per di più nuda. E cosa fanno i senesi? La tolgono, la fanno a pezzi e la seppelliscono in territorio fiorentino come segno di malaugurio per Firenze. E i primi del 400 rifanno la fontana. Una fontana che, tra i vari significati che ha, ha anche quello di rimarcare l'antichità della città, che riconosce nelle due statue, questa è una vecchia foto ottocentesca prima dello smontaggio e la sostituzione con la copia moderna, che è una copia parziale perché non ha messo le due figure, le due statue che stavano a fiancheggiare come due grandi acroteri sulle balaustre la fontana, che sono H. Larenzia e Rea Silvia. Cioè Siena, da allora parte tutta la tradizione di Siena, re di Roma, la lupa, le cose così, che è la nuova Roma. E questo poeta così collega il nome della fonte con Tanaquilla, dicendo la fonte si chiama Gaia, la tradizione popolare a Siena che oggi dice si chiama Gaia perché arrivano le acque spumeggianti, insomma cose del genere, no, si chiama Gaia perché in ricordo del fatto che una volta Tanaquilla si è fermata a una fonte, ovviamente dovrebbe essere questa, tutto il resto, e si è dissetata trovando quest'acqua così straordinaria, da cui a cui ha dato il nome. Gaia è il nome latino di Tanaquilla. Quindi cioè è una figura molto pervasiva della cultura senese. Il Petrucci, siamo già nel 500, fa un'operazione ancora più forte, non è Gaia Cecilia quella che lui vuole Tanaquil, che è un coté che fino a quel momento non è mai stato presente perché ha fatto due re. È una deduzione che si ritrova in Livio e in Dionigi dell'Icarnasso. Ora, Livio era accessibile, sicuramente conosciuto all'epoca. Dionigi dell'Icarnasso sarebbe da vedere, non so quanto la conoscenza del greco a Siena nei primi del 500 fosse presente. Però è la scelta di questa regina etrusca. Siena ha giocato molto su questo aspetto etrusco. Pensate di questo giovane poeta che muore a 15 anni, che si chiama Alessandro l'Etrusco. Così, che è una cosa, che è una gloria senese di quegli anni. Su Tanaquilla esiste una letteratura, come disse un mio collega a lezione per Manzoni, sterminata,
capirono che non esisteva e non l'hanno studiata, infatti. E questo ricorda ancora le urla di questo uomo molto tranquillo quando gliel'hanno detto. E, cioè, esiste una grande letteratura e più che altro esiste anche una perversa letteratura, perché è stata oggetto da parte di una grande mente dell'Ottocento, Bachofen, di un'intera monografia sulla leggenda di Tranquilla. Una monografia che è tutta basata e tesa a dimostrare l'esistenza di un matriarcato, ed è un matriarcato in Etruria e in Italia. È stata criticata così, ma c'è stata proprio, c'è tutto un filone. Se voi digitate Tranquilla su Google, i primi 50 siti che vengono fuori sono tutti legati al matriarcato, agli studi, cosa dimostrerebbe questo matriarcato. In realtà dimostra un'altra cosa. Ma, a cominciare da Mommsen, è sempre stata negata la realtà storica di Tranquill. Cioè, Tranquill è una invenzione, una figura mitica. Ora, senza voler fare come un mio maestro e collega, che ultimamente è convinto di aver trovato anche la soglia in cui è inciampato Romolo, cioè avendo una veridicità storica tutta la tradizione, in realtà, come nel caso di un altro personaggio che fino a una ventina d'anni fa era considerata un'invenzione virgiliana, Mesenzio, questo re etrusco che è entrato poco nell'immaginario moderno, però guardate, ci dimentichiamo, è il re alleato di turno contro Enea, a cui sono dedicati vari parti dell'Eneide, e che ha una grande fortuna dalla metà del Settecento in poi, perché diventa il prototipo del sovrano magnanimo, perché gli si è inventata una storiellina intorno. Il figlio Lauso sposa questa ragazza a cui il padre, su cui il padre aveva già messo gli occhi, e lui invece magnanimamente, essendo giovane, così la fa sposare al figlio, e diventa uno dei racconti edificanti di Marmontel. E qui a Firenze si celebra Pietro Leopoldo, il giovane Cherubini, una delle prime manifestazioni del suo genio musicale, alla Pergola va in scena, proprio per celebrare Pietro Leopoldo, un'opera Mesenzio re d'Etruria, che è ripresa non da Virgilio ma da Marmontele. Questa storia così è il prototipo, Pietro Leopoldo visto attraverso la lente di Mesenzio come il re magnanimo, il sovrano magnanimo. Ma non è una cosa così, e lo si pensava un'invenzione virgiliana, fino a che dal magazzino del Louvre non è saltato fuori questo piccolo calice di impasto, per caratteristiche, forma, così, sicuramente proveniente da Cerveteri. Guarda caso, nell'Eneide Mesenzio è il re di Cerveteri, su cui c'è un'iscrizione di proprietà del vaso che è di un tale Mesenzie, cioè siamo nella prima metà del VII secolo, stando tranquilli, dando una datazione bassa, a Cerveteri esisteva una famiglia di Mesenzi, che in qualche modo deve aver continuato a lasciare traccia di sé, se Virgilio, guarda caso, chiama il re di Cerveteri nell'Eneide Mesenzio. La stessa cosa è fattibile per Tranquill, dove Tranquill è la forma che si ricava dal Tranquilla latino, ma che in realtà non è attestata come Tranquill. In etrusco non esistono le doppie, peraltro, quindi. Ma noi conosciamo
così, perché per esempio, guardate, dalla fine del VII secolo ci sono testimonianze di nomi femminili che sono la versione etrusca di Tanaquil, Tanakvel, questa signora che sta piangendo probabilmente il marito, ha la didascalia con il nome e si chiama Tanaquilla, traducendolo in latino, Tanakvel. La forma può essere Tanakvel o Tanakvil, l'etrusco alterna la E e la I, che sono una via di mezzo, e che è un nome che ha una lunga tradizione, perché è, la maggior parte delle attestazioni sono dopo la riforma della lingua etrusca, diciamo all'inizio del IV secolo, con il fenomeno della riduzione intervocalica, per cui Tanakvel o Tanakvil diventa Tankvil. E guardate, è un nome diffuso in tutta l'Etruria, da Massarosa in Versilia fino a Cerveteri e nell'interno, così. Quindi era un nome realmente esistente, non è un'invenzione, come pure, per esempio, il primo che lo dice è Mommsen, che dice che è un'invenzione. Quindi, cioè, quanto di più. Ma chi è Tanaquil? Tanaquil è rimasta nella storia perché è legata a tre re di Roma: Tarquinio Prisco, cioè tutta la dinastia, come si dice, quella che si chiama la dinastia etrusca, gli ultimi tre re di Roma. La dinastia dei Tarquini non è quanto di più lineare e semplice si possa pensare, però ci ha lasciato un capitolo importante per capire come funziona l'Etruria nel VII e nel VI secolo, e si è conservata perché ha a che fare con Roma sostanzialmente. Perché? Cosa è successo? Grosso modo intorno al 680-660 avanti Cristo c'è un greco di Corinto, appartenente al gruppo egemone a Corinto, che si chiama Demarato, il quale prende armi e bagagli e si trasferisce a Tarquinia da Corinto, dove le fonti dicono dove aveva amici, cioè è alla fine di un rapporto, diciamo commerciale si direbbe oggi, commerciale ma anche diplomatico. Demarato è un uomo ricchissimo, molto più del Berlusconi di oggi, tanto per fare un'idea. Si sposta con il suo oikos, cioè Demarato non ha una moglie però, o se ce l'ha l'ha lasciata in Grecia quando arriva a Tarquinia, perché lui arriva a Tarquinia dove ha molti amici che lo immettono nella società tarquiniese. Non solo, ma è talmente integrato nella società tarquiniese, noi non sappiamo se cambia nome, probabilmente lo etruschizza. C'è un caso cronologicamente analogo, sempre da Tarquinia, dove un vaso trovato in una delle tombe principesche di Tarquinia, un grande tumulo, il tumulo della regina alla Doganaccia, c'è un vaso che risulta essere di un tale che si chiama Rutile Ippocrates, cioè traducendolo Ippocrate il Rosso, ha un nome greco, che però diventa poi, secondo la formula etrusca, con un prenome, il Rosso, e Ippocrates, che non è altro che la traslitterazione in etrusco di Ippocrate. Quindi il caso di Demarato è analogo. Probabilmente avrà etruschizzato il nome, ma non c'è documentato. Quello che sappiamo è che lui è come Rutile Ippocrates, un grande aristocratico di Tarquinia, lo dimostra il fatto
che le fonti, Dionigi dell'Icarnasso in primis, ma anche Livio, dicono che sposa una principessa etrusca. Ora, il nostro mondo totalmente diverso non creerebbe nessun problema a avere una moglie, una principessa etrusca, uno che si trasferisce a Tarquinia. Calate tutto questo già in un contesto così, gli anni venti del Novecento, cioè non è, cioè la principessa che sposa uno straniero. Che si è, cioè, l'immigrato, perché Demarato è un immigrato. Cioè non è così, avrebbe creato scandalo, non solo, ma non sarebbe stato ammesso. Il fatto che a Demarato si riconosca il diritto di connubio indica che lui è perfettamente integrato nella società aristocratica di Tarquinia. Cioè, non è lo straniero. Sì, è un nuovo, ma con un'apertura tale. E il problema è che a Tarquinia Demarato accresce la propria ricchezza, che è una cosa enorme. Questo lo si capirà bene dal proseguo. E guardate, lo stesso mio grande collega che pensa che Romolo sia inciampato nei due sassi trovati sul Palatino, ha scritto anni fa, una ventina di anni fa, un romanzo storico, non saprei come chiamarlo, si chiama Il Divino Bastardo, in cui tutta la cosa ricostruisce questa storia vedendola da una prospettiva molto moderna, che è quella del problema dell'eredità di Demarato. Perché guardate, occupa dalla metà del VII secolo fino ai primi anni del V secolo e sostanzialmente condiziona l'eredità di Demarato e la stirpe che da Demarato nasce a Tarquinia e prende avvio a Tarquinia, condiziona la storia di Roma. In fondo anche l'uccisione di Tarquinio il Superbo e l'affermarsi della Repubblica avviene tutto all'interno della famiglia dei Tarquini. Pensate alle figure tipo Bruto, Lucrezia, sono tutti membri di questa famiglia. Quindi cioè, ed è un problema di eredità, è quasi una cosa, sono i quattrini di Demarato, che dovevano essere enormi, perché sia Dionigi dell'Icarnasso che Livio ricordano come Demarato a Tarquinia è ben voluto da tutti, fa tutto così, lui ha due figli avuti da questa donna etrusca che lui ha sposato e di cui ignoriamo il nome perché le fonti non ne parlano. Ha due figli, ho provato a fare uno stemmino, ma è un po' complicato, per cui vi chiedo un attimo di pazienza. Il figlio maggiore si chiama Arrunte e sposa un'etrusca e ha due figli di cui si ignora il nome, perché le fonti tra l'altro fanno un po' di confusione. Poi ha un secondo figlio che si chiama Lucumo, traducendolo alla latina Lucumone, che è il termine poi che secondo gli autori latini indica la qualifica di re in Etruria. Anche questo è un nome reale, esistono iscrizioni di Leucumen che firmano la proprietà di oggetti, quindi esisteva, il quale sposa una tarquiniese, Tanaquil, che le fonti ripetono che è nobile.
Però la situazione a Tarquinia è cambiata. La generazione prima prende De Marato e ne fa un etrusco, cioè lui arriva a Tarquinia e diventa un etrusco con tutti i diritti degli etruschi. I figli, sì, sono i figli di uno straniero. Altra cosa che a noi ci fa un po' sorridere, ma pensate che banalmente per essere ascritti tra i cavalieri di Santo Stefano dal 500 fino a che è esistito l'ordine dei cavalieri di Santo Stefano, si poteva essere cavalieri solo se nati in città, nella serie delle città nobili della Toscana, che non sono tutte, e si doveva dimostrare che sia i quarti paterni che i quarti materni erano tutti nobili. Cioè, qualche volta si poteva derogare se qualcuno non era nobile ma era molto ricco e comprava una commenda. Cioè, ma è un gioco così, cioè sono regole arcaiche, se si vuole. Noi oggi ci fanno sorridere, ma hanno un peso in queste cose. Quindi Arrunte e Lucumo sono due etruschi, hanno due nomi etruschi, ma sono due, no, sono figli di uno straniero, cioè la madre è etrusca ma il padre no. Questo lo si capisce bene perché mentre Arrunte muore molto presto, muore prima del padre, lasciando questi due ragazzini, non si sa bene come, quanti anni possono avere perché le fonti non lo dicono, ma piccoli, che vengono affidati a Lucumone, a Lucumo, Lucumone ha qualche problema, cioè nel senso vorrebbe fare, come si suol dire, carriera, ma il gruppo degli aristocratici tarquinesi lo considera un parvenu e non gli lascia spazio. La moglie, che è una figura molto forte, anche ambiziosa, e una delle figlie poi diventerà una specie di Lady Macbeth, la moglie convince il marito a lasciare Tarquinia. Morto De Marato, dice, c'è specie di Onigine Carnasso, riporta tutto il discorso, o meglio, si inventa tutto il discorso che lei gli fa a Lucumone, dice, qui tu non puoi fare nulla, andiamo in un posto dove è una città nuova, dove anche gli stranieri, così, anzi, alcuni dei re che ha avuto, tranne il fondatore Romolo, sono degli stranieri. Numa non è di Roma, Anco Marzio è un Sabino, c'è tutta una. Quindi andiamo a Roma e Lucumone, dove lì potrai far valere il tuo, la tua stoffa. E Lucumone, con tutti i beni di De Marato, le fonti continuano a dire De Marato quando muore, non si, mi ricordo che sia di Nigiri Cardasso, essendo premorto a Runte, De Marato non si è ricordato nel testamento dei due figli di Arrunte e lascia tutto a De Marato, a Lucumone, il quale porta tutto a Roma, porta tutto a Roma con un sistema così di elargizioni, cosa si fa ben volere, più che altro dal re e dal gruppo dirigente romano. A Roma gli viene data una casa e un eredium, cioè un pezzo di terra da coltivare, che ovviamente non coltiva lui, ma farà coltivare una cosa del genere, tanto che addirittura diventerà re. Diventa re, e questo è centrale, una cosa, perché
come lui con la moglie, tutti i suoi, cioè la famiglia non è la famiglia nostra, padre, madre e i figli, si muove con tutto quello che è il gruppo, quelli che a Roma sono i clientes e la cosa, cioè tutto è come l'oikos greco, è un qualcosa di molto articolato, molto complesso, dove all'interno della famiglia sono compresi anche una serie di figure che non hanno legami di sangue, ma hanno legami di interesse, si direbbe oggi, con il capofamiglia. Come si muove con tutta questa gente? Succede un prodigio. Alle porte di Roma, si vede Roma, Lucumone e Tanaquil sono sul carro, al centro di questa lunga processione, guardate, c'è questo splendido cassone di Jacopo del Sellaio che lo raffigura, per cui siamo un po' qualche anno prima di Beccafumi, ma anche a Firenze la cosa è nota. Avviene questo prodigio. Mentre stanno in vista di Roma, delle mura di Roma, con un anacronismo molto forte, perché le prime mura di Roma dice che le ha costruite Tarquinio Prisco, quindi sarà stato la palizzata che avevano realizzato per difendere Roma, ma insomma, cioè, comunque improvvisamente arriva un'aquila, arriva un'aquila che si fionda sulla testa di Lucumone, gli toglie il copricapo, vola in alto tanto che non la vedono più, così, e poi improvvisamente ritorna giù e rimette il cappello sulla testa di Lucumone. E qui entra in gioco di nuovo Tanaquil, la quale, le fonti, specie di Nicia di Carnasso, dice: siccome essendo etrusca era perita nell'arte divinatoria, aprendo una parentesi lunghissima sul fatto che gli aruspici, noi non abbiamo una documentazione di una ruspicina femminile di nessun tipo, per cui si può pensare che ci sia stato un passaggio della tradizione a imitazione degli aruspici, anzi in questo caso degli auguri, che non sono manco etruschi, come figura, cioè quelli che interpretano il volo degli uccelli, e lei dice è un segno bellissimo che indica che tu sarai re. Lucumone scende dal carro, davanti alla porta, prima di entrare a Roma, fa un sacrificio agli dèi e da lì comincerà le sue fortune. Guardate, questo fatto del, in qualche modo, Tanaquil fa quello che fa l'augure per tutto il tempo della storia di Roma, cioè di prendere l'auspicio dal volo degli uccelli e determina se la nomina a re o a console o a qualsiasi altra cosa è benedetta dagli dèi o no. Cioè gli dà quello che si chiama il crisma: tu sarai re. E la cosa interessante è che lo stesso tipo di racconto esiste anche per un'altra monarchia. È il mito eziologico della monarchia della Frigia, dove c'è questo personaggio che è un contadino, secondo un'altra versione, quella di Arriano, è il figlio di questo contadino, che a un certo punto ha una serie di fatti, c'è una sacerdotessa esperta nei vaticini che gli dice: vai, andiamo nella città dei Frigi, tu metterai ordine nella situazione che c'è e sarai re. Lui la sposa, secondo un'altra versione, cioè il fatto è assolutamente speculare. Non solo, e tutto questo avviene anche per la Frigia durante un viaggio su carro, altro elemento che in genere, ora Jacopo del Sellaio ha fatto una specie di trionfo, ma questi carri non ce li dobbiamo immaginare come un carro da rigattiere, sono veicoli più o meno raffinati,
appannaggio esclusivo dell'aristocrazia. Così è una cosa che in qualche modo continua. Poi di Tanaquil in qualche modo se ne perdono le tracce, fino a quando non si arriva al famoso tentativo di colpo di Stato in cui i figli di Tullio Stillo, se non ricordo male, o di Anco Marzio, insomma, del re che immediatamente precedente a Tarquinio, che sono stati scalzati da Tarquinio, perché Tarquinio e Tanaquil alla morte del re approfittano per farsi eleggere la prima regalità romana. Non è una regalità che passa per successione dinastica, è il popolo che ti nomina re. E tra l'altro uno dei motivi per cui su cui Bachofen insiste un po', ma così, che anche in altri casi la regalità dei re di Roma prima sono passati per linea maschile, femminile, perché se non ricordo male Anco Marzio ha come, è in qualche modo parente per linea materna con Numa, e si dice che avesse il ritratto di Numa tra i ritratti dei propri antenati, che legittimerebbe questa sua ascesa al trono. In questo caso, morto il re, i due figli piccoli del re vengono messi da parte e viene eletto re Tarquinio, che regna per un numero abbastanza lungo di anni, una trentina, 27 mi pare, così. A un certo punto i figli di Anco Marzio ordiscono una congiura, vogliono far fuori, tentano di far fuori Tarquinio Prisco per salire al potere, ma qui rientra in gioco Tanaquil, perché Tarquinio viene praticamente ammazzato sul posto da due sicari travestiti da pastori, che uno con una scure, mentre l'altro lo intrattiene, gli dà un colpo in testa. Tanaquil è persona in questo risolutiva delle cose, molto energica, perché davanti al marito morente richiama immediatamente questo suo figlioccio, di cui noi conosciamo il nome etrusco, grazie a una cosa, e che è più noto col nome di Servio Tullio. Servio Tullio, che è figlio di una schiava, Ocrisia, su cui Tanaquil ha puntato molto, perché, e questo è, come dico io, il ritratto di Servio Tullio, è l'immagine di Mastarna, questo sulla destra, che libera uno dei fratelli Vibenna nella tomba François. Siamo nel IV secolo avanti Cristo a Vulce, quindi è una vignetta. Ma cosa succede? Il figlio di Ocresia, piccolo, che vive, è una delle schiave, secondo la versione più corrente, di Tanaquil, mentre sta dormendo piccolo, Tanaquil vede un prodigio. Questo è una delle, che io sappia, l'unica volta che è stato ripreso questo soggetto da parte di questo pittore genovese, che è Gioacchino Asserito, sì, ecco, è una cosa del genere, in cui si vede Tanaquil, non funziona il puntatore, che è questa donna al centro, che mostra a Tarquinio Prisco questo portento, questo ragazzino che ha questo fuoco sopra la testa, e che lei interpreta di nuovo come aruspice augure,
come il segno che avrà un futuro glorioso come re. Non solo, ma è talmente legata che gli fa sposare una delle sue figlie. Per cui Servio Tullio diventa il genero, in un dramma borghese lo chiameremmo così. E lei, tornando a quello che dicevo prima, davanti, come danno sta botta in testa a Tarquinio Prisco, lei fa uscire tutti dal palazzo, chiama Servio Tullio e gli altri, e Dionigi da Carnasso riporta un lunghissimo discorso che lei fa in questa cosa. Livio è un po' più conciso, ma con una realpolitik di una spregiudicatezza unica, dice: tu adesso mi devi dare una mano in questo senso. Noi diciamo che Tarquinio ha avuto questa cosa, non se la passa benissimo, c'ha la testa rotta, però è vivo. Non solo, io mi affaccerò a una finestra e comunicherò al popolo che Tarquinio ha detto che tu abbia una sorta di reggenza con pieni poteri. Nel frattempo tu vai alla curia, così, e annunci che Tarquinio è ancora vivo e denunci chi sono i mandanti della congiura, cioè i figli di Anco, che chiami in giudizio, dando anche tutte le cose, se vengono ma tanto non verranno, allora tu li condannerai all'esilio perpetuo con la confisca dei beni. Si fa passare qualche giorno, Tarquinio peggiora e diciamo che Tarquinio è morto e tu sei re. È un'operazione estremamente articolata, molto spregiudicata, e lei infatti, questo è tutto il racconto di Plutarco, ma ve l'ho riassunto, e in realtà noi abbiamo quasi una illustrazione della scena su questo vaso da Orvieto, questo pittore dei Sette Cammini, siamo intorno alla prima metà del IV secolo a.C., in cui è raffigurato tutt'altra scena, è l'episodio del piccolo Ercole che strozza i serpenti, in una versione non canonica, perché se vedete i fanciulli sono due, non solo, ma i due fanciulli hanno un'iscrizione che gli dice chi sono, uno c'è scritto Ercole, quello con i serpenti, cioè, l'altro c'è scritto Vile, cioè Iolao, quello che sarà poi il compagno di Eracles per le cose. Ma quello che ci interessa è che la scena avviene davanti a una finestra su cui due figure regali, un maschio e una femmina, osservano la scena. In questo caso, dato il contesto, sono Tinia e Uni, cioè Zeus ed Era, o Giove e Giunone. Ma quello che farà, che ha fatto, stando alla tradizione, Tanaquil, è esattamente la stessa cosa, perché lei prima annuncia c'è stato l'attentato, ma il re sta bene, è vivo. Poi, passati alcuni giorni, torna alla finestra e annuncia che Tarquinio è morto e fa questa cosa per Roma rivoluzionaria, non a caso infatti Servio Tullio è considerato un tiranno, secondo la tradizione, cioè un altro tipo di regalità, lei dice Servio Tullio è il nuovo re di Roma, è un legittimare la successione, cioè il genero sarà il nuovo re di Roma, che è una cosa che lascia pensare, visto che Tarquinio e
Tanaquil hanno un figlio maschio, oltre ad avere anche dei nipoti, ma il memore del presagio delle fiamme sulla testa è Servio Tullio. In questo caso è veramente una, come un grande storico francese, Jacques Ergon, l'ha definita una creatrice di re, perché Servio Tullio è re per un'investitura data da una donna che, guarda caso, segue un rituale, cioè affacciarsi alla finestra e comunicare qualcosa che ha a che fare con le epifanie divine nelle culture orientali, in cui la divinità appare normalmente inquadrata in una finestra, che è una cosa che per Roma è un fatto eccezionale. Fino a quel momento c'è un re, il re muore, il popolo ne sceglie un altro. Nessuno fino a Tarquinio vede un suo discendente sul trono di Roma. È un cambio epocale. Tra l'altro, guardate, questo, il motivo della finestra è particolarmente diffuso e legato a divinità femminili, tra le cui pratiche cultuali c'è quello della prostituzione sacra. E in questi, passatemi la brutalità, in queste cappelle che destinate a queste pratiche religiose sono formate, lo si vede bene sia a Locri, a Pirgi, dove sono state trovate, scavate, sono delle piccole stanzette che hanno una porta, la camera è molto piccola, ci sta un letto e basta, e poi c'è una finestra. Ci sono moltissimi film, specie quelli in bianco e nero degli anni 50, che fanno vedere come in realtà anche in tempi più recenti la pratica di stare alla finestra aspettando, chiamiamolo il devoto anche lì, che viene per una prestazione sessuale, era pratica diffusa. Quindi, cioè, così, che affonda la sua origine in questi culti orientali, dove tra le pratiche così c'era questo. E la finestra è una cosa abbastanza importante, cosa che noi non teniamo conto perché sostanzialmente non abbiamo documentazione reale di tutto questo. E guarda caso, vicino a dove era questa finestra, o dove i romani credevano senza di questa finestra, c'è un piccolo santuario, quello di Fortuna, che anche questa è una divinità latina ma dai tratti orientali, una specie di Astarte fenicia latinizzata per quello che fa, che non fa, così, dove guarda caso è strettamente legata, secondo altre fonti, Servio Tullio e Fortuna. Addirittura, non mi ricordo in questo momento l'autore dov'è, ma c'è un passo dove si dice che Fortuna era la sposa di Servio Tullio e scendeva nella camera di Servio Tullio passando per una finestra dal suo tempio. In una, così, non solo, ma diventa nell'antichità un fatto questo di fortuna e la sorte di Servio Tullio di tipo proverbiale. A Fiesole, non sappiamo bene da dove, comunque dall'Etruria, viene uno di quei ciottoli squadrati usati per trarre gli auspici nei santuari, con una lunga iscrizione dove si ricorda la fortuna di Servio Tullio. Quindi, cioè, diventa una cosa sapienziale ed altro. È ovvio che la figura di Tanaquil, intesa come moglie di Tarquinio Prisco, e questo suo essere creatrice di re, si è poi slentata e non ha avuto una lunga
tradizione, perché ovviamente è una figura proiettata nel mito e quello che si vuole, ma fortemente legata alla regalità. Tra l'altro, scusate, per chiudere, tutta la costruzione di Tanaquil viene messa in crisi, verosimilmente morta la madre, per ragioni di cronologie, se no, così, dal figlio, da Tarquinio il Superbo, perché per rinforzare la cosa, come vi ho detto, Tanaquil e Tarquinio Prisco hanno fatto sposare il figlio e il nipote, cioè il figlio nato da Arrunte, il fratello maggiore, che ovviamente sappiamo il nome, si chiama Arrunte anche lui, per una, quindi qualche problema lo pone, hanno fatto sposare i due rampolli dei Tarquini alle due figlie di Servio Tullio, che sono Tullia Maggiore e Tullia Minore, in cui Livio dice: c'è una cosa, come i due maschi sono uno con tutti i tratti del violento e dell'ambizioso, l'altro invece è molto buono, cioè Arrunte è quasi buono, cioè quello che a Firenze si chiamerebbe un gran bischero, insomma, una cosa del genere, senza nerbo, così, e Tarquinio, cioè Lucio Tarquinio è invece il uno che, ambizioso, violento, spregiudicato, vengono fatti sposare alle due sorelle che sono anche loro, una così molto modesta, l'altra invece una specie di Lady Macbeth. Invertendo, cioè una coppia c'ha il marito buono e la moglie cattiva, l'altra c'ha il marito cattivo e la moglie buona. A un certo punto però succede che la Tullia minore, la cattiva, succede qualcosa, perché lei si ritrova sposata col cognato, con Tarquinio il Superbo, cioè. Per cui deve essere sparita in malo modo sia Arrunte che Tullia Maggiore, e convince Lucio Tarquinio a spodestare Servio Tullio, dicendogli: lui ti ha fregato il posto, se sei un uomo dimostralo. Cioè veramente Lady Macbeth, con una spregiudicatezza così, lo spedisce dove Servio Tullio è seduto sul trono in Curia, se non ricordo male, e Pinelli qui lo ha illustrato con molta veemenza, tutto il resto. Tarquinio prende Servio Tullio, anziano, e lo defenestra, cioè lo butta per strada. Ma la cosa più grave avviene ad opera di Tullia, che, spinta dai mani irati di Tullia Maggiore e di Arrunte, lei passa con il carro sul corpo di Servio Tullio, schizzando il carro di sangue, che è una cosa truculenta, empia anche, ma che così, e quindi in realtà tutta la costruzione di Tanaquil viene annullata, ed è tutta una storia interna alla famiglia dei Tarquini, vedete, cioè è un, il tutto per cosa? Per i quattrini di Demarato. E qui vengono in mente altre cose, insomma, che poi si sono ripetute nei secoli, insomma, è tutto un gioco di questo tipo. Durata anche troppo. E niente, se c'è qualche domanda, volentieri. Vedo che siete catafratti, per cui sono, non ci sono domande. Io l'ho tirata anche un po' troppo in lungo. Grazie, bellissima, interessantissima. Solo una domanda su
l'entità di questa ricchezza straordinaria, come possiamo figurarcela, in equivalente in terreni, in denari? No, erano sicuramente beni immobili, ma quello che doveva essere enorme era ricchezza mobile che lui porta a Roma. Cioè, chiaramente, cioè, come il padre quando arriva a Campania, poi magari avrà comprato anche, non è un caso che quando le fonti dicono va per cui Lugmone va a Roma, gli viene dato un eredium. L'eredium è un lotto di terra stabilito da Romolo sufficiente a mantenere una famiglia. Non aveva bisogno, ma l'aveva bisogno, perché in realtà, se tu ci pensi, il possesso dell'eredium, cambiato di cose, ancora oggi è quello che fonda, per esempio, la nobiltà, che è sempre legata a un posto, la proprietà della terra. Ed è il motivo per cui quando hai un campo o una casa che passa di padre in figlio per generazioni, hai anche i documenti di tutto questo. Cioè è il principio della continuità, che è legata strettamente in tutte le società occidentali al possesso della terra. Non solo, ma altrimenti De Marato a Roma, se non avesse il pezzo di terra, non ne ha bisogno. Le proprietà le aveva a Tarquinia lui, da altre parti, ma e ha una grandissima ricchezza, si capisce, mobile, perché elargisce soldi, fa cose, donazioni, fa tutta una serie di cose, ma il tutto è in qualche modo, sì, cioè il cittadino, non a caso i primi eredi sono tutti uguali e tutti hanno la stessa quantità di ricchezza. Quello che rimane poco, diciamo, non ci sono dati per capire cosa succede, ma il problema è che nel giro di nemmeno una generazione succede che qualcuno ha ceduto il suo eredium a un altro, per cui quella società ideale che pensata da Romolo, che forse non è mai esistita, una cosa del genere, indica una sorta di egualitarismo nella distribuzione della ricchezza. Poi c'è qualcosa che mette in crisi questo aspetto idilliaco, ed è una cosa che in qualche modo, per esempio, lo vediamo anche in Etruria, lo vediamo da riflessa nel coso. Nella prima metà del IX secolo le tombe sono tutte uguali, senza distinzioni di corredi o d'altro, se non raramente in casi tra maschile e femminile. Ma le tombe indicano una società che si rappresenta come uguali. Poi dalla metà del IX secolo, almeno per quanto riguarda l'Etruria, si comincia a vedere che c'è qualcuno all'interno di questo gruppo che vuole segnalare se stesso con una ricchezza maggiore, ricchezza che poi può essere anche semplicemente funzioni diverse. Progressivamente poi il divario tra le singole cose aumenta, ma così non è un caso che venga detto cioè a Tarquinio gli viene dato un posto per costruire la casa e un eredium. Lo sappiamo per esempio per un'altra famiglia che non è tra quelle originarie arrivata dopo, i Claudi, che quando arrivano gli viene dato un posto per la casa, l'eredium e un posto nella necropoli. Cioè sicuramente anche per i Tarquini c'era la loro necropoli, il loro spazio per quella che per noi è la cappella di famiglia, insomma, ecco, una cosa del genere. Ma è tutto molto così, che poi uno dice, ma siccome ancora non c'era la moneta, perché a Corinto non è così antica, e non c'era in Etruria, questa ricchezza da cos'era fatta? Quasi sicuramente metalli. Ma comunque è descritto come veramente un paperone
c'è una ricchezza favolosa, perché se pensate che per questa eredità occupa praticamente un secolo, quasi un secolo e mezzo, cioè la questione si risolverà poi con fatti tragicissimi, lo stupro di Lucrezia, l'uccisione di Tarquinio il Superbo prima, così la creazione della Repubblica, che vista in questa chiave è tornare in qualche modo all'origine, perché in fondo, dicendo una cosa così buttata là un po' in maniera cialtrona, ma tra l'istituzione dei due consoli, carica elettiva doppia, dopo l'esperienza di Servio Tullio e anche di Tarquinio Superbo non ne vogliono sapere di avere un solo, cioè un re, ma si ritorna a quello che avveniva prima, in cui il re veniva scelto dal popolo. Credo che messa in questi termini piaccia tanto ad alcuni nostri politici contemporanei. È una forma meno cialtrona di come l'ho detta io, è un sistema completamente diverso. In fondo la regalità greca segue altri principi, è un passaggio di padre in figlio, state tutte le cose, gli Atridi, Ulisse, Laerte, cioè è un passaggio per linea di sangue. Qui invece no, fino ai Tarquini non c'è questa cosa, che probabilmente è aver introdotto a Roma un tipo di regalità che doveva caratterizzare l'area di provenienza, al di là del fatto che dietro a tutto questo c'è un patrimonio consistente. Non ci dimentichiamo gran parte delle opere che vanno sotto il nome di Tarquinio Prisco, come è normale in questi casi, noi non sappiamo chi le ha finanziate, ma le espressioni che usano gli autori sono: costruì il tempio di Giove Capitolino, che prima non c'era, realizzò le mura, cioè tutta una serie di cose, ma non è un'interpretazione moderna pensare che sia le tasse dei cittadini con cui hanno realizzato questo, cioè è una struttura sociale completamente diversa, che esiste ancora oggi. Ci sono alcuni sovrani di una serie di paesi, per esempio il Tagikistan, ha questa cosa, cioè questa famiglia al potere da anni, in cui il capofamiglia è il capo dello Stato, il governo è fatto dai figli e nipoti, cosa non solo, ma le tasse non vengono pagate allo Stato, è una cosa, le intasca direttamente il monarca, che poi pensa al bene della sua popolazione. Quindi specie per queste età arcaiche bisogna stare molto attenti a non sovrapporre strutture moderne. L'unica cosa è che questi beni dei Tarquini dovevano essere un'enormità. Ecco. Io ho fatto finta di fare una piccola Dallas, come usava un tempo, o Beautiful, queste soap opera, così, è l'accusa per esempio che fu mossa al libro Il Divino Bastardo, così, che sembrava una sceneggiatura per una fiction televisiva, ma i Medici l'hanno subita, gli Etruschi ancora no.